Ciao a tutti amici di extremehardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi abbiamo ricevuto in redazione da parte di Razer il nuovo mouse Naga X V2, versione rinnovata dei precedenti, che migliora sia sotto il piano estetico sia quello prestazionale, come vedremo nel corso di questo unboxing. Partendo velocemente, come sempre, da confezione molto semplice ed elegante, immagine illustrativa del prodotto, nome del prodotto e un adesivo ricordandoci l'adozione del sistema Chroma per quanto riguarda la retroilluminazione. Spostandoci nella parte posteriore troviamo ulteriori immagini del mouse che analizzano le principali caratteristiche dello stesso ed ulteriori informazioni, questa volta anche in italiano. All'interno della confezione troveremo al solito due stickers con effetto Chroma, ringraziamenti da parte di Razer e una piccola Quick Start Guide. Infine troviamo il mouse stesso, il Razer Naga X V2. Design invariato dai precedenti modelli, segno che Razer ha lavorato sempre molto bene sull'ergonomia e sul design complessivo. Il design ovviamente è stato migliorato sotto qualche punto di vista, come vedremo a breve. Colorazione interamente nera con una finitura opaca e una superficie superiore e diciamo anche per i lati abbastanza rugosa in modo da assicurare il miglior grip della mano sul mouse stesso. Il Naga X V2 da sempre è diciamo, ideale per coloro che adottano una presa di tipo palm grip, come possiamo notare. E nella parte superiore troviamo il logo della Razer che potremo retroilluminare del colore che noi sceglieremo o effettuare, scusate, potremo impostare degli effetti di retroilluminazione. Presenti due tasti nella parte avanzata, la rotellina di tipo cliccabile con ulteriori due direzioni sinistra e destra, quindi avremo in totale 5 tasti più i 2, quindi 7 nella parte superiore del mouse, facilmente assegnabili alle funzioni che più avremo, di cui più avremo necessità. Spostandoci nella parte di sinistra troviamo il nuovo design che è stato scelto dal Razer per favorire i videogiocatori e i MOBA. Troviamo 7 tasti meccanici e facilmente cliccabili grazie a questo design circolare. Potremo poggiare la mano e quindi, come possiamo vedere, nella parte centrale troviamo un inserto in gomma dove poggiare il pollice. Quando dovremo effettuare un'azione, cliccare o avviare un'azione, potremo cliccare uno dei 7 tasti sempre programmabili. Design molto interessante che favorirà, come abbiamo detto, i videogiocatori. A differenza dei precedenti modelli dove troviamo, diciamo, un set di tasti quasi a griglia, sempre molto facili da cliccare, ma sinceramente ad un primo impatto reputiamo sicuramente questo design molto più semplice ed immediato da utilizzare. Spostandoci nel lato di destra troviamo una scanalatura per poggiare al meglio le dita e quindi aumentare il comfort. Immancabile anche un inserto in gomma per eventualmente poggiare il mignolo, come possiamo notare. Spostandoci nella parte frontale troviamo questo design molto caratteristico e abbastanza aggressivo. Possiamo notare anche al meglio la forma frontalmente del Naga X V2. Spostandoci nella parte inferiore, presenti i mouse fit come al solito e quasi in posizione centrale il sensore Razer 5G da 16.000 dpi. Ovviamente, come sappiamo bene, non sfrutteremo mai 16.000 dpi, ma tramite software di gestione potremo sempre impostare i dpi, lo step dpi che più preferiamo, con cui più ci troviamo in gioco. Il cavo è rivestito sempre in treccia di tessuto e il connettore USB è sempre placcato oro. Vedremo nella recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com ulteriori immagini, i nostri test e le nostre considerazioni circa il nuovo mouse di Razer. Con questo è tutto, vi rimandiamo dunque alla recensione scritta. Un saluto a tutto lo staff.